Amici di Spazio Games, bentornati sul nostro canale per un unboxing decisamente, ma decisamente inusuale. Abbiamo infatti ricevuto questo particolare, decisamente peculiare press kit di Chernobylite, il nuovo videogioco ambientato, come suggerisce il nome, nell'area di Chernobyl o Chernobyl, fate voi, dove voi sarete chiamati a sopravvivere in condizioni assolutamente impervie. Se vi sembra che questo press kit richiami praticamente una scatola di munizioni da guerra, è perché è una scatola di munizioni da guerra, dove con uno stencil praticamente il team di sviluppo ha inciso il nome del gioco, ma è una scatola, ragazzi, è una scatola metallica pesantissima di munizioni da guerra. Lo abbiamo ricevuto qualche ora fa, non lo abbiamo ancora aperto, vogliamo aprirlo per la prima volta con voi per scoprire cosa ci si nasconde dentro, quindi vediamo dentro in questo unboxing cosa c'è dentro il press kit di Chernobylite, subito dopo la sigla. Bentornati su Spazio Games. Allora, come potete vedere, come vi dicevo, parliamo di un press kit di dimensioni abbastanza importanti. Da quello che ho capito, dovrebbe essere lo stesso kit che è stato inviato, se la memoria non mi inganna, a chi ha sostenuto il gioco attraverso Kickstarter. All'interno del gioco voi vestirete i panni di un tizio coraggioso, è proprio il caso di dirlo, che sta cercando di sopravvivere all'interno dell'area contaminata, nuclearizzata, come volete, di Chernobyl, radioattiva, che è stata ricreata con fedeltà assoluta rispetto alla realtà. Quindi il gioco promette un grande realismo per quanto riguarda gli scenari e le ambientazioni. Le meccaniche saranno quelle di un gioco survival, fantascientifico, ruolistico, non lineare. Mamma mia, ne ho detto talmente tante di seguito che manco io me le ricordo più. Un gioco con meccaniche ruolistiche, fantascientifiche, survival, non lineare, ok, adesso l'ho detto bene, dove praticamente le vostre azioni andranno a influenzare il corso delle cose. Vediamo adesso, dopo aver presentato il progetto del gioco, che cosa c'è dentro questo kit. Io vi premetto che ho provato ad aprirlo prima ed è una battaglia praticamente persa, quindi dovrò farci letteralmente a cazzotti perché diciamo che le mie braccine non vanno d'accordo con l'aprire una cassa di munizioni reale. Vediamo un attimo come ci posso riuscire. Allora, ok, un sacco di dramma per niente, l'ho aperto subito, ragazzi. Adesso, ok, ragazzi, dovete temermi, l'ho aperta subito. E come potete vedere all'interno ci sono un po' di goods, immagino a tema con il gioco, belli compressi. Se avessi tirato fuori prima di fare il video sicuramente non sarei riuscita a rimettere tutto. Quindi andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro questa scatola di munizioni. Vi faccio vedere anche più da vicino qui con la nostra inquadratura proprio l'interno. Guardate com'è compresso la precisione, sembra davvero un kit da guerra. Quando cerchi di far stare più cose possibili in una scatola, no, per portartele dietro per sopravvivere. Allora, iniziamo da questa che dovrebbe essere la cosa più semplice. Immagino che sia una t-shirt, immagino sì che sia una maglietta a tema. Adesso l'apriamo e la vediamo subito. Taglia M standard, di solito, ragazzi, vi faccio questo spoiler facendo un sacco di casino con la plastica. Di solito i press kit hanno delle taglie M maschili, in modo che siano abbastanza generici e possano adattarsi un po' a chiunque. Allora, buttiamo via la plastica in modo proprio indecoroso. Questa è la stampa della maglietta. E qua dietro abbiamo praticamente il logo, così. Questa è la parte frontale. Ve la faccio vedere anche nella nostra inquadratura principale, così potete farvi un'idea. Io sono letteralmente sparita, ma l'importante è che vediate la maglietta perché non vedo più. E questa è la prima. Devo dire che il cotone è molto morbido, a volte sono un po' da battaglia queste magliette, no, in questo caso il cotone invece è abbastanza morbido e piacevole al tatto. Allora, vediamo subito dopo cosa c'è. Questa è uno stick per la luce, luce chimica da esterni, che potete piegare e scuotere per rompere la capsula e iniziare a farla brillare. Quindi è praticamente una luce da sopravvivenza, ragazzi, molto in tema con il cercare di sopravvivere nell'area di Chernobyl, immagino. La sistemiamo qui, vediamo qua, poi c'è una patch in velcro con il logo del gioco, ve lo faccio vedere più da vicino, messo a fuoco permettendo.
carina, con il logo del gioco semplicemente, e dietro è in puro velcro, come potete sentire. Poggiamo qui anche questa, vediamo poi cos'altro c'è. Vedo cose enormi, non so manco io come tirarle fuori. Ragazzi, non ho idea di cosa sia, di cosa potrebbe essere questa cosa con questa specie di busta, non lo so, che sembra preludere al fatto che contenga qualcosa di tossico. Se mi succede qualcosa, vi ho voluto bene. Vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Ragazzi, non finisce più. Sta inquietando un pochino. Che cosa, che cazzarola è? Ragazzi, è un tubo di una maschera, di una maschera contro le radiazioni, tipo una roba del genere. Vediamo, sicuramente ci saranno altre cose a tema che mi faranno capire un attimo. Ragazzi, sto riempiendo completamente l'ufficio di cartacce, non riuscirò mai più a riordinarlo. Vedo cose creepy. Ok, io ho bisogno di rifiatare, vedo cose inquietanti lì in fondo. Vediamo qui cosa c'è. Oddio, non so se riuscirò a tirarlo fuori in realtà. Ok, sì. Vediamo un'altra busta di plastica. Come hanno fatto a incartare tutta sta roba, ragazzi? Vediamo cos'è. Quest'altro. L'hanno preso dannatamente sul serio questo kit, va detto, eh. È completamente sigillato, ha molta paura. Oddio, ragazzi. Sono dei pazzi scatenati. Lasciamo andare qui. E questa è una maschera antiradiazioni. È follia totale questo press kit, ragazzi. Ve lo faccio vedere nel dettaglio anche qui. È praticamente una maschera d'aria contaminata che, spoiler, no, non indosserò. E quindi questo è il tubo da collegare alla maschera, immagino. Sì, questo va qui. Vabbè, ragazzi, siamo alla follia più totale. Spero non ci sia anche il resto della tuta, perché questa cosa inizia a essere realisticamente inquietante. Guardate qua, se riesco a voltarla. Guardate qui la maschera da zona contaminata. Sto facendo un casino col tubo. Ve la faccio vedere anche qui da vicino. Bella inquietantella, ragazzi. Aiuto. Preschita assolutamente utile in tempi di Covid, ragazzi, va detto. Vediamo cos'altro c'è. Oddio. Andiamo con le cose che mi sembrano un po' più sicure, come meno spaventose, forse. No, forse no, perché mi sa che non escono. No, temo di no. Quindi devo togliere prima questo, ragazzi, devo togliere la cosa spaventosa. Sappiate che io ho molta paura di cose di questo tipo. Allora, non so da che parte cominciare. Tra l'altro ha un odore peculiare, plasticoso, vagamente inquietante anche l'odore, ed è ovviamente richiama i giocattoli abbandonati che ci sono nell'area di Chernobyl e di Pripyat, che hanno reso praticamente un po', non voglio dire Luna Park, però una meta turistica dell'orrore, la zona contaminata lì di Chernobyl. È prodotto davvero in modo fedele, ragazzi. Spero non sia una vera bambola contaminata, in caso sentirete di radiazioni nel sud Sardegna. No, comunque ricercatissimo, veramente un press kit che trabocca personalità, hanno preso molto sul serio. Si capiva già dal fatto che avessero cercato di riprodurre la mappa, ma hanno preso molto 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 sul serio l'idea di riprodurre fedelmente l'area di Chernobyl. Poi qui dentro c'è... Per impedire che il cristallo perda le sue abilità, tienilo lontano dalla luce del sole e dall'umidità. Oddio, ragazzi, non so cosa sia. Vediamo un po'. Sono molto inquietata, ma questa cosa ve l'ho già detta, mi pare. Ragazzi, come vi dicevo, press kit di una ricercatezza assoluta, veramente si sono inventati di tutto. Ancora più contenta se è davvero il kit che mandano anche a quelli che hanno supportato il gioco, perché insomma è strapieno di roba. Allora, qui dentro adesso vediamo cosa c'è. Vedete che è una teca per riporre qualcosa con il logo del gioco. Vediamo un attimo cosa c'è qui dentro.
Ragazzi, non credo di aprirvelo nel dettaglio, è una specie di cristallo appiccicoso che ha un odore fortissimo, che vuole proprio richiamare il materiale nucleare da esporre nella teca. Veramente un odore forte, credetemi. Ecco perché era imballato così. Lo chiameremo il cristallo puzzolente. Non lo aprirò più di così perché credo che mi rimarrà appiccicato al tavolo. Mi stava rimanendo appiccicato alle mani. Se siete appassionati, ragazzi, del genere, ci sguazzerete proprio in una cosa come questa. E questo, una cosa un po' più tradizionale per quelli come me, è The Art of Chernobylite. Quindi è proprio l'artbook del gioco. Vediamo un po' che tipo di illustrazioni ci sono, come è stampato. Molto molto bella la carta, ci sono concept art dei livelli, dei personaggi, stampato in carta patinata lucida, davvero di qualità, in un formato praticamente 16 noni, ed è rilegato con una brossura semplice. Però guardate un po', faccio vedere anche qualche altra pagina, illustrazioni, proprio una bella stampa, ragazzi, davvero una bella stampa. Credo che mi rimarrà l'odore di quella specie di cristallo appiccicoso nell'ufficio per sempre, ragazzi. Un po' chimico, plasticoso di qualcosa. Poi abbiamo questa busta, che non so cosa sia, andiamo a vederlo. Vediamo un po', qua ci sono informazioni per il giornalista. Oddio, mi è cascato tutto quanto, togliamo la busta. Sono, allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. C'è un poster. Un artwork del gioco e il logo. Bellissimo questo artwork della donna che suona il violino. Molto nel mood decadente, stile Chernobyl. Poi ce n'è un altro, ragazzi, veramente non saprete più dove metterveli. Ok. Poi ce n'è un altro, sono 4-5 poster, quanto sono? Ok, questa è la mappa del gioco, che mostra tutta l'area di Pripyat, vedo. Guardate. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un ulteriore poster in verticale. Spero che si stiano vedendo in modo dignitoso, perché io a questo punto non vedo più niente dell'inquadratura quando metto i poster. Poi abbiamo degli adesivi, però anche questi hanno un odore plasticoso, credo che siano tipo dei transfer, forse si possono applicare con il calore. Poi cosa abbiamo? Abbiamo, ok, questo non ve lo posso far vedere, questa è la chiave del gioco per la recensione. E poi abbiamo delle cartoline da Chernobyl, ragazzi, bellissima la stampa. È carta ruvida, richiama la carta fotografica dei tempi che furono, veramente figa. C'è questa, poi c'è questa della violinista, che ci sta. Poi c'è anche questa di una donna che è felice, non sa bene evidentemente ancora che cosa succederà dalle parti di Chernobyl. Poi abbiamo sempre una donna felice che sorride, il destino imposto del gioco ci dice che probabilmente non andrà benissimo, e qua già si fanno più creepy le cose, perché la donna sorridente di prima sembra un po' sdoppiarsi, come se ci fosse un'altra dietro di lei che la sbircia dai boschi ucraini. E poi infine abbiamo una lettera, ragazzi, addirittura in italiano il press kit. Igor, il momento tanto atteso è arrivato, la prova finale dell'abilità che hai acquisito nella zona ci attende. Nella zona richiama molto anche Stalker di Tarkovsky. Il 28 luglio 2021 ci addentreremo nella centrale nucleare di Chernobyl, usa la chiave Steam per conoscere tutti i dettagli della nostra missione. Ricorda ciò che ti ho insegnato e spero che le ore di addestramento non siano state vane. Troverai tutto l'equipaggiamento necessario nella tua cassetta porta scorte. I NAR cercheranno di ostacolare il tuo compito, hanno rafforzato la sicurezza della centrale e triplicato il numero di pattuglie. Bla 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 bla.
usa la tua Chernobylite e quel cristallo verde. Ok, quindi è proprio dà nome al gioco il cristallo verde che aveva quell'odore che vi dicevo fortissimo, ragazzi, appiccicosissimo. Immagino tu sappia come usarlo, ma ti avverto, prof, abbiamo a che fare con delle forze che vanno al di là della nostra comprensione. Sai come questa pietra influisca sulla zona e sulle persone? Hai assistito a quell'orrore con i tuoi stessi occhi. La maschera antigas ti proteggerà dalle tempeste radioattive, usa solo la luce chimica, che era questa, ragazzi, che vi ho fatto vedere prima. I NAR non possono localizzarla, in questo modo dovremo raggiungere la nostra destinazione senza farci notare. Ti sembrerò troppo ottimista, ma mi conosci, preferirei morire in battaglia piuttosto che arrendermi. Ognuno di noi indosserà una speciale uniforme che si illumina al buio. Questo ti aiuterà a trovare la strada, ma non dimenticarti di portare con te anche le tue mappe, c'era anche la mappa. Possono salvarci la vita nelle situazioni più impreviste. Abbiamo solo una possibilità, Igor. Ricorda i consigli che ti ho dato e agisci da professionista. Tieni gli occhi aperti, stiamo per penetrare nel cuore di questo delirio e per vincere dovremo sfruttare qualsiasi cosa, assolutamente ogni cosa. Armi, persone, coraggio e cooperazione. Con un pizzico di fortuna potresti trovare Tatiana, il fantasma che rincorri da tempo. Ora nulla può più fermarci. Buona fortuna, il tuo amico Oliver. Quindi ragazzi hanno contestualizzato con questa lettera del buon Oliver tutto quello che hanno messo dentro il kit. Ci sono quindi le foto di questa donna che scopriamo chiamarsi Tatiana. C'è la mappa che ci servirà nella sopravvivenza, il cristallo Chernobylite che dà nome al gioco, la luce chimica che serve nell'avventura, un pupazzo sopravvissuto a Chernobyl e la maschera antigas per sopravvivere. Ragazzi, non c'è altro dentro questo titanico press kit, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente sulle pagine di Spazio Games vi racconteremo un po' della nostra prova con Chernobylite. L'uscita è fissata per il prossimo 28 luglio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Quindi teneteci d'occhio per saperne di più su Chernobylite. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Se vi è piaciuto, vi raccomando di iscrivervi, di premere la campanella per ricevere le notifiche, di lasciare un like, lasciare un commento per dire cosa ne pensate un po' di questo press kit decisamente peculiare. Io sono Stefania e vi do appuntamento presto sul canale di Spazio Games. Ragazzi, ma pensa a te cosa c'era qui dentro, ma pensa a te quanto. Vabbè, pesa una tonnellata anche da richiudere, ma com'è possibile?